Massimiliano Valeriani, Partito Democratico, Presidente della Commissione Controllo e Garanzia del Comune di Roma. Valeriano, la vediamo un po' colpito dalle notizie che si susseguono circa gli scandali che sono parecchio vicini, molto più vicini forse di quanto ci si immaginava, e soprattutto che colpiscono aree di partiti che hanno fatto della legalità una loro ragione di vita. Quello che sta emergendo purtroppo è impressionante, quindi una ragione in più per andare al voto senza indugi, perché questo consiglio a mio giudizio non deve rimanere in vita altri mesi. La notizia di stamane del coinvolgimento anche del capogruppo dell'Italia dei Valori ovviamente si aggiunge allo sconcerto di tutto quello che si sapeva già fino a ieri. Ovviamente ci sono le inchieste, la magistratura farà il suo corso, però diciamo, il giudizio che ormai si è affermato tra le persone, tra i cittadini, ormai è abbastanza chiaro. C'era un sistema oramai fuori controllo, senza nessuno. Però i cittadini non possono dire sono tutti uguali, perché poi il rischio è che si dica questo, magari rispetto a 10 lestofanti ci sono 100.000 persone che si comportano bene, quindi non è che si può fare mo la gente antipolitica. Voglio dire, la gente deve pure pensare e saper scegliere e individuare le persone che comunque rimangono degli esponenti politici seri. Ma su questo non c'è assolutamente ombra di dubbio, in quel consiglio regionale ci sono tante persone per bene, purtroppo questa vicenda sta gettando un'ombra di discredito su tutta la buona politica, ecco perché per evitare di dare risposte diciamo alla Grillo, all'insegna dell'antipolitica, è bene che la politica sappia rispondere con delle proposte ai cittadini serie, credibili, che siano anche un elemento di discontinuità, di rottura rispetto al passato. Credo che la candidatura di Nicola Zingaretti, che rimette anche in discussione tutto un programma, un progetto su Roma, sia una risposta forte, credibile, autorevole, che si fa carico del disastro politico che stiamo ancora vivendo in questo minuto, mentre lei mi fa le domande. Ancora ci sono notizie inquietanti, quindi quello che noi stiamo tentando di fare è di raccogliere fino in fondo questa richiesta di cambio di pagina radicale. Ecco, il PD deve avere il coraggio di assumere sulle proprie spalle il peso di questa vicenda incredibile, mettere in campo la sua risorsa migliore e fare un cambio, un rinnovamento profondissimo della realtà regionale. Solo così si restituisce un po' di fiducia ai cittadini, altrimenti qui salta tutto. Valeriani, proprio un'ora fa circa il ministro Cancellieri, rispondendo alla Camera sulle interrogazioni a risposta immediata dell'onorevole Gaspari dei parlamentari PD del Lazio, ha ciurlato un po' nel manico, cioè ha detto sì, no, no, deve decidere la Polverini. Ma ora, rispetto a questa posizione della Polverini che sembra abbastanza chiara, che vuole andare fino a marzo, che cosa farà il Partito Democratico? Beh, noi faremo tutto ciò che è possibile fare, una mobilitazione anche organizzata, portando i cittadini a protestare. Poi non siete soli, ci sono le forze sociali che vi appoggiano, i sindacati, addirittura le camere di commercio, l'imprenditoria, quindi... Guardi, qui vogliono tutti andare a votare, c'è soltanto qualche capobastone della PDL, la Polverini, che vuole usare l'ultima arma che le è rimasta a disposizione per contrattare probabilmente qualcosa per se stessa, però la situazione è veramente degradata, che non possiamo consentire che persone inquisite, qualcuno sta pure in galera, continuino ad avere anche gli emolumenti da consigliere regionale. Pure Marruccio continua ad averli, anche se si è dimesso. Certo. A partire da Batman tutti continuano ad essere in carica nella loro funzione e quindi anche negli emolumenti che vengono riconosciuti agli eletti dai cittadini, quindi questa situazione è talmente degradata che soltanto una persona priva di senno e di buonsenso può pensare di arrivare fino a primavera con questa situazione. Prima si volta pagina e meglio è per tutti, è meglio per le imprese, per il tessuto civile e democratico di questa regione, per la città di Roma. Perché se non si va subito al voto c'è il rischio che qui tutto il sistema democratico venga compromesso. Zingaretti ha subito, Nicola Zingaretti, candidato alla Regione Lazio, ha subito dichiarato che deve fare e farà piazza pulita. Ma le chiedo questo, come mai il Partito Democratico, diciamo in brevissimo tempo, cioè nel giro di pochi giorni,
ha puntato col candidato che risulterebbe vincente anche al comune, addirittura lascia il comune per la regione. Cioè, credete maggiormente nell'attività legislativa della regione Lazio anche per il territorio laziale, oppure il comune di Roma vi interessa un po' di meno? No, semmai è il contrario. Siccome siamo persone responsabili e ci rendiamo conto del terremoto, perché quello che ho detto finora forse non ha reso chiaro quello che sta accadendo, siamo di fronte a un vero terremoto del sistema democratico del nostro paese. La vicenda regionale del Lazio è molto più grande di quello che pensiamo. Entra dentro i palazzi della politica romana, mette in discussione l'esistenza stessa dei partiti così come l'abbiamo conosciuti. Sulla vicenda della regione Lazio si sta frantumando il PDL, conseguenze ci sono in tutte e tante regioni si stanno frantumando. Ma quello che è emerso fin qui nella regione Lazio purtroppo è sotto gli occhi di tutti. Quindi proprio perché pensiamo che di fronte a questo disastro c'è bisogno di una risposta fortissima, autorevole della politica, che cosa fa il Partito Democratico? Il Partito Democratico mette in campo la sua risorsa migliore, ma non perché abbiamo a un certo punto pensato che è più importante la regione Lazio rispetto al Comune di Roma, no, ma perché pensiamo che in questo momento per salvare un sistema delle istituzioni, il sistema delle istituzioni, dare credibilità dei partiti e dare un po' di fiducia dei gruppi politici e ridare soprattutto fiducia ai cittadini, non bisogna fare operazioni di facciata ma restituire ai cittadini un po' di speranza, e quindi soltanto con una persona che ha il consenso di Nicola Zingaretti forse riusciamo in questa impresa. È un atto di generosità quello che facciamo, non è un atto di egoismo. Alfano ha dichiarato che non ricandiderà i candidati del PDL alla Regione Lazio, ma visto che non ce l'aveva poi i candidati della lista, c'era soltanto il PDL delle province, il Partito Democratico che farà in questa situazione? Farà un esame dei consiglieri regionali uscenti, di coloro che lasciano, oppure prenderà una posizione di natura diversa? Ma intanto lo vedremo come si svilupperà questa discussione del Partito Democratico. Quindi, è iniziata? È iniziato, ovviamente c'è un clima abbastanza complesso, sebbene noi dobbiamo avere secondo me la lucidità di dividere le responsabilità, perché un conto essere incriminati di peculato per aver approfittato di quei soldi, per andare in vacanza, per andare in giro nel mondo o per custodire quei soldi in conti correnti personali, un conto è utilizzare quelle risorse che erano sicuramente ingenti, sicuramente stridenti rispetto al quadro economico che stiamo vivendo, per fare iniziativa politica, per mettere manifesti in città, nella regione, se permetti è una cosa ben diversa. Quindi io in questo clima giustizialista mi trovo un po' a disagio, francamente. Penso che il gruppo vada assolutamente rinnovato, profondissimamente rinnovato. Credo che ci siano anche persone che invece possano rappresentare un elemento di continuità, perché poi dentro di continuità nell'onestà che hanno molti consiglieri regionali. Poi io faccio l'amministratore qui in consiglio comunale, so che una classe dirigente non si improvvisa, e quindi credo che una parte di quel gruppo possa tranquillamente tenere a battesimo una nuova infornata di consiglieri regionali del Partito Democratico. Comunque questa discussione non la risolve Valeriani, non la risolve lei. Però ci siamo sotto, voglio dire, dobbiamo decidere. E deciderà il partito, noi siamo un partito, guardi, a casa nostra non decide mai uno solo, è un partito che discute in modo assolutamente democratico, assume gli orientamenti nei suoi organismi dirigenti e poi valuteremo. Già ci sono state delle prese di posizione importanti, penso al capogruppo Montino che ha già detto in tempi non sospetti la mia avventura finisce qua, è già questo un segno di stile e di responsabilità. Renzi o Bersani? Beh, assolutamente Bersani, Renzi... sicuramente un uomo a volte pieno di fascino che lancia messaggi accattivanti, però credo che per governare un paese così messo male come il nostro c'è bisogno anche di qualche contenuto, non soltanto di slogan. Rottamare tanto per rottamare a me non interessa. C'è un problema di rinnovamento della politica, questo è un tema giusto che pone Renzi. Però non ci si può candidare al governo del paese pensando soltanto di rottamare D'Alema e Veltroni, bisogna anche dire che cosa si vuol fare per i cittadini italiani, che mi sembra la cosa più importante. Serve ancora stare qui per approvare un bilancio, siamo a fine anno? A che serve approvare, cosa approviate, il bilancio consuntivo?
È una domanda retorica, siamo di fronte alla fine dell'impero, questa è un'aula ormai inattiva da mesi, questo sindaco ha consumato la sua esperienza politica ormai in modo inappellabile, il buonsenso gli dovrebbe suggerire di andarsene a casa prima e quindi di sottrarsi a questa agonia, però vediamo noi con senso di responsabilità, come vedi siamo qui, manca la maggioranza. Valeriani che farà? Da dove... dove si indirizzerà? Verso le strade che portano al Campidoglio o le strade che portano a Via della Pisana? No, no, io intendo proseguire un impegno qui su Roma, perché in questi anni il nostro compito è stato quello di fare un'opposizione dura, irreprensibile. Adesso vorrei chiedere ai cittadini se questo lavoro che è stato fatto da me insieme ad altri colleghi è da apprezzare oppure no. In questo momento non esistono subordinate. Buon lavoro. Grazie.